Ragazzi, non mi sono dimenticata dei libri per i piccolini, infatti oggi torno a parlarvene. Allora, Gaia è in un periodo di contrappasso, nel senso che sta cominciando a voler dormire nel suo lettino. Il contrappasso qual è? Che alla sera non ha più così tanta voglia di leggere un pochino come faceva all'inizio. E poi sta facendo una fase in cui quello che leggi deve essere sempre il solito libro per un tot di sere. Noi, avendo il sistema bibliotecario che comunque ci impedisce di tenere dei libri per tanto tempo, il che è anche giusto perché tutti devono usufruirne, dopo 1 o 2 mesi io cambio il genere. In questo periodo è molto fissata con il lupo, la figura del lupo l'ha sempre attratta, proprio sempre. E allora in biblioteca sono riuscita a trovare due piccole chicche, perché lei ogni tanto ci sceglie qualche libro. I libri che però sceglie lei sono i libri gioco, quindi magari li prendo, però sono i libri che poi li leggiamo nel pomeriggio. Perché? Perché magari sono libri interattivi che alla sera, invece di conciliarle il sonno e la coccola, la fanno svegliare. Quelli che vado a proporvi oggi sono due libri un po' fuori dagli schemi. Sono tutti e due molto simpatici e comincio dal primo. Il primo si chiama Il lupo in versi, l'ha scritto Eva Rasano. L'editore è I Libricini e il costo è di 9 euro. La peculiarità di questo libro è che il bambino partecipa in prima persona con il personaggio del lupo, ovvero il lupo propone delle attività che lui fa, tipo mangiarsi il dolcetto, quindi e il bambino lo ripete. Questo, a parte che è bellissimo perché così il vostro bambino impara a collegare dei gesti a delle azioni. E poi riuscite comunque a fargli dire cosa sta facendo. Ad esempio, guarda, Gaia mi dice subito pozzanghera mamma. Oppure qui mi dice starnuto, fa e ciù, e noi diciamo salute. In modo che riesca a collegare queste cose. È un libro, sì, mi direte, anche questo è un libro che svolge un'attività, non è proprio un libro da nanna, sì, eppure a lei questo modo di accostarsi alla figura del lupo la invoglia a rilassarsi. Questa è una particolarità di Gaia. Questo libro in particolare lei lo collega proprio alla nanna. Non c'è una regola assoluta, ovviamente, dipende sempre dal bambino e dalle sue abitudini. Appunto, questo libro secondo me le concilia un po' così l'aspetto del letto, perché comunque ci mettiamo tutti e tre nel lettone e leggiamo questo libro insieme. Quindi, forse proprio il momento coccola per antonomasia. Qua poi fa la faccia arrabbiata, dice pelliccia, mamma, pelliccia. Quindi è molto bello. E anche se è molto semplice, io credo che in realtà, qua ha rotto il vaso il lupo, credo che in realtà questa autrice abbia trovato la chiave per mantenere salda l'attenzione di un bambino piccolo. Infatti questi libricini, questo editore, si occupa proprio dei libri da 0 a 5 anni. E secondo me il mantenere l'attenzione alta è un requisito fondamentale dei libri dei piccoli. Perché la storia a lungo andare, soprattutto se è un libro lungo, notiamo che l'annoia. L'altro libro che vado a proporvi è un libro di Sandro Natalini ed è Il Cappuccetto Rosso. L'editore è, aspettate che non mi ricordo, Giralangolo e il costo è di 12,50 euro. Mi direte, ah, Cappuccetto Rosso, che banalità. Questo libro ha tante cose, ma non ha la banalità. Perché? Perché è un libro muto, ovvero non c'è scritta la storia. La storia la dovete raccontare voi, non ci sono scritte, quindi il libro andrà interamente raccontato in base alla vostra conoscenza della storia e la bellezza di questo libro. A parte i disegni che sono carinissimi, Gaia riconosce tanti personaggi, ormai parla bene, pur avendo comunque un anno 8 mesi. È molto avanti nel linguaggio, forse stimolata, forse genetica, forse perché anch'io parlo manetta. Fatto sta che lei parla molto bene e tante cose le riconosce. Qual è la bellezza di questo libro? La bellezza di questo libro è che cambia in base a chi lo legge. Se lo leggo io,
quando lo leggo io faccio delle raccomandazioni proprio da mamma. La mamma disse a Cappuccetto Rosso: stai attenta, non fermarti a parlare con nessuno, guarda sempre, non dare retta agli sconosciuti. Invece, quando lo legge il mio compagno, magari sta più attento alle leccornie che ci sono nel cestino, cosa a cui io magari non vado molto, e soprattutto si ferma un pochino di più lui sulla parte della nonna, magari Cappuccetto bussa, mentre io. Ecco, magari quella parte la racconti in un'altra maniera. Anche la parte del, come si chiama? La parte del cacciatore alla fine viene un po' diversa a entrambi. Insomma, io questo libro ve lo consiglio soprattutto se avete dei bambini interessati a farsi leggere lo stesso libro da tante persone, perché comunque sarà un momento di arricchimento per il bambino. È veramente una cosa particolare, non è il solito libro. È vero che già comunque anche un libro scritto cambia in base a chi lo racconta, ma questo secondo me batte, cioè nel senso li batte tutti. Cambia proprio in base alla persona che avete davanti. Ecco, per il momento è tutto. Oggi vi ho parlato soltanto di due libri perché comunque erano degli argomenti abbastanza corposi. E se avete voglia di dirmi con quale personaggio adesso i vostri bambini sono presi, e potete farlo qui sotto. Vorrei fare un video tra poco, adesso vediamo un pochino di organizzarmi perché Gaia è nell'ultima settimana di asilo e poi sarà a casa fino a settembre, quindi io spero comunque di riuscire a fare video comunque. Volevo fare appunto, dicevo, una recensione sui libri che riguardano i cartoni animali, cosa ne penso, come la bambina ne ha tratta, perché ormai ci sono veramente anche molti di questi libri, quindi perché no se i bambini interessano? Per il momento è tutto, io vi saluto e vi aspetto qui sul mio canale. Ciao ragazzi!